Buonasera, in studio Massimo Bonella per Istria Oggi. Siamo in diretta, sono le 19:45, in questo momento scattate le 46. Notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Si è svolta mercoledì scorso a Pola la 48esima edizione dei giochi di atletica per le scuole elementari. L'evento, tenutosi presso lo stadio del centro sportivo ricreativo di Veruda, è stato organizzato dal settore sportivo dell'Unione Italiana in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste. In questa edizione hanno partecipato 12 scuole della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia, con un totale di 283 alunni. Tutte le squadre in gara sono riuscite ad entrare nel medagliere. Quasi 400 bambini delle scuole materne della comunità nazionale italiana hanno partecipato ieri a Valle alla 16esima edizione del Girotondo dell'Amicizia, un evento che intende rafforzare l'identità della minoranza nazionale italiana attraverso l'attività di socializzazione fra i bambini della comunità nazionale italiana. L'evento, organizzato a turno dai diversi istituti dell'infanzia, è stato ospitato dal Giardino d'Infanzia Naridola o Naridola, che a Valle ha la sua sezione periferica. Presenti all'evento anche il sindaco di Valle, Edi Pastrovicchio, ed il responsabile del settore educazione e istruzione dell'Unione Italiana, Corrado Ghirardo. Capodistria. Sabato scorso il deputato onorevole Simone Billi, eletto per il centrodestra nella circoscrizione estero Europa, accompagnato dal suo collaboratore Andrea Picchielli, ha incontrato a Capodistria una delegazione dell'Unione Italiana, composta dal presidente e dal segretario della giunta esecutiva, rispettivamente Maurizio Tremur e Marin Corva, e dal responsabile dell'ufficio Europa, Marco Gregoric. Come a Zagabria, dove l'onorevole Billi ha incontrato il presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, si è parlato dei problemi e delle esigenze delle comunità nazionali italiane di Slovenia e Croazia ed è stata un'occasione per confrontarsi sui principali progetti. Al centro dell'incontro sono state numerose le tematiche di interesse per la comunità nazionale italiana. Si è discusso a proposito del rifinanziamento triennale della legge 73/01, con l'auspicio sia aumentato lo stanziamento a favore della comunità nazionale italiana, nonché dell'autonomia di indicazione delle progettualità, il decentramento amministrativo e dell'instaurazione di un rapporto più diretto con l'Unione Italiana. Successivamente si è discusso della progettualità in campo europeo, della promozione in Italia degli imprenditori della comunità nazionale italiana e della necessità di assicurare stabilità finanziaria e autonomia organizzativa e gestionale ai programmi italiani di RTV Capodistria, assicurando al contempo la permanenza sul satellite. Inoltre è stata data particolare attenzione al mancato finanziamento del 50% del fondo di promozione per le comunità degli italiani per il 2018 a causa dei criteri decisi quest'anno dall'UPT nella ripartizione dei mezzi del FVG messi a bando, sollecitando un intervento che ponga urgentemente rimedio a questa situazione. Infine, è stata presentata la necessità nel settore dell'edilizia scolastica, auspicando un intervento economico dall'Italia mirato a cofinanziare alcuni importanti interventi. Billi ha assicurato il suo massimo sostegno all'Unione Italiana e la sua piena disponibilità a supportare la minoranza in Slovenia e Croazia, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche organizzativo, in modo da rafforzare e migliorare i rapporti tra gli italiani di Slovenia e Croazia e Roma. E per quanto riguarda la situazione venutasi a creare con la regione FVC, sarebbe Friuli Venezia Giulia, si è detto fiducioso che con la nuova giunta verrà al più presto modificato il sistema dei bandi
ritornando alle modalità di finanziamento precedenti. La mattinata è terminata con la visita alle sedi di Radio e TV Capodistria, dove il vice direttore per i programmi italiani della RTV Slovenia, Antonio Rocco, ha affrontato il tema dei finanziamenti provenienti dall'Italia per la trasmissione satellitare dei programmi. Isola, si è svolto sabato scorso presso Palazzo Manzioni di Isola il tradizionale concerto di primavera patrocinato dalla Comunale e dall'Unione Italiana. All'edizione di quest'anno, la 26esima, oltre al coro Aliaetum della Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Uri di Isola, diretta dal maestro Giuliano Gruppi, hanno partecipato il coro Quattro Molini di Azzano Decimo, provincia di Pordenone, ed il coro Voci della Riviera di Fiesso D'Artico, provincia di Venezia. Il caloroso pubblico ha apprezzato il variegato repertorio della serata che, sempre nel rispetto della tradizione, ha eseguito anche composizioni legate alla musica popolare e profana. Ci spostiamo a Lubiana. Lunedì si è tenuta la prima parte dei lavori del Consiglio di programma della Radiotelevisione di Slovenia. Alla riunione ha partecipato anche Maurizio Trebbu, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana e membro del CDA della RTV di Slovenia, nominato dalla Can Costiera di Capodistria, che in merito alla nomina dei componenti del comitato di programma per i programmi per la comunità nazionale italiana di competenza del consiglio di programma della RTV di Slovenia, ha proposto d'intesa con la Can Costiera la nomina di Tomo Vran e di Salvatore Zitko, già attuali membri del comitato. La Can Costiera ha invece nominato nel citato comitato Linda Rotter, Daniela Sorgo, Ambra Zlosar Karvic, Alberto Schierani, Andrea Bartole e David Runco. Ed ora andiamo avanti. Questa è Radio Saius TV, sta ascoltando il notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Trieste, si è svolto lunedì il primo congresso dell'Unione Italiani, scusate, si è svolto lunedì il primo congresso della Unione Italiani nel mondo del Friuli Venezia Giulia presso la sede ENFAP a Trieste. Al congresso è stato invitato Maurizio Trebbu, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, che nel suo intervento ha parlato dell'importanza di un'intensificazione della reciproca collaborazione su una serie di tematiche di comune interesse in favore dei connazionali in Slovenia e Croazia, in particolare per i servizi legati ai campi previdenziali, sociali, assistenziali, della fiscalità, mobilità e della tutela sanitaria. Dovremmo avere ancora una breve, sempre dall'Istria. Dunque, Visignano, dal 21 al 25 maggio si terrà il secondo turno del soggiorno di studio per le eccellenze nelle discipline scientifiche all'Osservatorio Astronomico di Visignano. Si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma d'attività del settore educazione e istruzione dell'Unione Italiana inserito nel piano finanziario. Il progetto offrirà l'opportunità agli alunni di trascorrere 5 giorni presso l'osservatorio, accompagnati dagli insegnanti del centro astronomico. Prima di chiudere, ancora una notizia: appuntamento su Radio Rai, di Trieste, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, ogni mercoledì alle ore 16 con il programma Sconfinamenti, sulla frequenza in onda media AM 936 kHz ed in streaming su sedefvg.ra.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è disponibile anche in podcast. Alle 19.55 è tutto per il notiziario dell'Istria, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume.
Lettura in studio di Massimo Bonella, alla regia questa sera in turno abbiamo Ugo Moreno che saluto e a questo punto non mi resta che dare la linea ai programmi della rete. Alle 22 vi segnalo il programma di approfondimento Osservatorio Antimafia. Dimenticavo ancora una cosa che Istria Oggi va in onda tutti i giorni, sempre a questo orario, escluso il martedì in replica, poi la nuova edizione a partire da mercoledì prossimo. Grazie per l'attenzione, buonasera.